Ciao ragazzi e benvenuti sul canale di My Matematica. Oggi andiamo a vedere come funziona il metodo di sostituzione per risolvere sistemi lineari. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Mi raccomando, prima di partire, se questi contenuti sono di vostro gradimento, non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare subito la campanella. Non fate i soliti zozzoni che si tengono le cose per sé, condividetele, no? Siate generosi, insegnate anche agli altri come si fanno i sistemi lineari, che magari nella vita potrebbe capitare che state per morire e un sistema lineare vi salva. Adesso non dite che sto dicendo un sacco di cavolate, perché una volta è successo che una persona si è salvata grazie a un sistema lineare. Comunque dai, scherzi a parte, oggi vi voglio insegnare il metodo di sostituzione. È il metodo più semplice ed è il primo metodo che in genere si impara quando si affrontano i sistemi lineari. Andiamo a vedere come funziona, non vi voglio scrivere teorie e cose particolari, lo impareremo direttamente con un esempio. Funziona in questo modo: guardo le due equazioni e scelgo l'equazione, a mio avviso, più semplice. Più semplice intendo quella che ha i numeri più bassi. Quindi io sceglierei esattamente la prima, perché vedete qui c'è 1 meno 5 è 2, qui c'è 2 meno 7 meno 5. Qua so che i numeri sono un po' più piccolini. A questo punto, una volta che ho scelto l'equazione, devo focalizzare l'attenzione su un'incognita. Quindi devo scegliere o la x o la y. Quale scelgo? Cerco di scegliere sempre quella che davanti ha sottointeso il numero 1. Vedete, davanti a x non c'è scritto niente, quindi è come se fosse 1x. Benissimo, una volta che io ho scelto quella x, la devo ricavare. Che vuol dire ricavare? La devo lasciare da sola. Allora come farò? Passo di qua. Riapriamo ogni volta il simbolo di sistema, qui lascerò x uguale, il 5 va di là, diventa 5y positivo perché cambia segno, più 2. Una volta che ho scritto questo, che cosa devo fare nella seconda riga? Vedete che qui c'è scritto che la x è uguale a questa roba? E lo leggete che nella seconda riga c'è anche qui una x? Allora il metodo si chiama sostituzione, perché quello che voi dovete fare è prendere questo pezzo e adesso andarlo a mettere al posto di questa x. Quindi come facciamo? Riscriviamo 2, poi faccio aperta tonda, ci riscrivo dentro il mio 5y più 2, chiusa tonda, ricopio meno 7y uguale meno 5. Vedete, io al posto di questa x ho messo la x che ho trovato sopra. Non è ancora un numero, però ci arriveremo molto rapidamente. Ora devo concentrarmi su questa seconda equazione, che è un'equazione di primo grado intera, facile facile, in cui l'incognita è la y. Quindi che cosa devo fare? Non devo fare altro che risolverla. Allora, riapriamo il sistema, riscriviamo la prima, x uguale 5y più 2, e qua sotto facciamo i conti. Guardate come faccio, sono abbastanza veloce. 2 per 5 fa 10y. 10y meno 7y fa 3y. Poi, 2 per 2 fa 4. Ma lo mando di là e diventa meno 4, quindi uguale meno 5 meno 4 fa meno 9. A questo punto che faccio in questa equazione? Faccio una cosa molto semplice, applico il secondo principio di equivalenza, quindi ricavo la y semplicemente dividendo per 3, in modo tale che il 3 si semplifica, e divido anche qua. Quindi vado a fare i conti, 9 diviso 3 fa meno 3. Benissimo, quindi ragazzi, vedete che cosa abbiamo scoperto? Che la y è uguale a meno 3. Ora che ci faccio con questo meno 3? Applico il metodo di sostituzione, cioè io adesso prendo questo meno 3 e lo vado a mettere al posto di questa y. Cioè sto proprio facendo una sostituzione. Quindi riapriamo il sistema, sotto scriviamo y uguale meno 3. Qua sopra invece abbiamo x uguale 5 per aperta tonda, ci andiamo a mettere dentro il meno 3 che abbiamo trovato, e poi abbiamo più 2. Se adesso facciamo tutti i conti, abbiamo 5 per meno 3 che fa meno 15, meno 15 più 2 fa meno 13. Arrivati a questo punto, riscriviamo qui sotto le soluzioni nella loro forma finale. Quindi x uguale
meno 13, y uguale meno 3. Queste sono le soluzioni del nostro sistema. Andiamo adesso a vederne un altro. Questa volta, ragazzi, il sistema che andiamo a risolvere è fatto così. 5x più 3y uguale 8. E poi abbiamo 8x meno y uguale 7. Questo quindi è il sistema che dobbiamo andare a risolvere usando il metodo di sostituzione. Allora, ragioniamo come prima. Tra le due equazioni devo scegliere quella più semplice, quella dove è possibile ricavare l'incognita più facile. Qua sopra, vedete, davanti alle incognite c'è 5 e 3. Non è tanto conveniente. Qua sotto, invece, davanti a questa y, c'è un 1, o meglio, meno 1. Però, insomma, meglio del calcio in bocca. Quindi direi che noi possiamo mettere tutta la nostra attenzione su questa incognita qua. Quindi la andiamo, come si dice, a ricavare. Allora, che cosa significa ricavarla? Significa che dobbiamo lasciarla da sola. Allora, come scriviamo? Sopra, per ora non lo scrivo, andiamo a ricavare sotto. Quindi ho, vedete, meno y uguale, dovrei scrivere 7 meno 8x. Ma visto che qua davanti c'è un numero negativo, cioè un segno negativo, che cosa faccio? Cambio segno a tutti gli oggetti. A questo punto vado ad applicare il metodo di sostituzione. Che significa? Qui c'è scritto che la y, più possiamo anche levarlo, c'è scritto che la y è uguale a meno 7 più 8x. Allora questo lo devo andare a mettere alla y qua sopra, perché stiamo usando il metodo di sostituzione, quindi lo vado a sostituire qua dentro. Che cosa scriveremo allora? Scriveremo 5x più 3, aperta tonda, e nella tonda ci vado a ricopiare la y, che sarebbe meno 7 più 8x, chiusa tonda, uguale 8. Arrivati a questo punto, ragazzi, che cosa dobbiamo fare? L'equazione di sotto la possiamo riscrivere. È indifferente dove la scriviamo, io per comodità me la riscrivo alla prima riga, y uguale meno 7 più 8x. E qua sopra vado a fare i conti, usando la stessa tecnica di prima, quindi vado veloce, parto prima dalla moltiplicazione, 3 per 8 fa 24x, 24x più 5x fa 29x uguale 3 per meno 7 fa meno 21. Se lo porto di là diventa più 21, più 21 più 8 fa 29. A questo punto dividiamo per 29, dividiamo per 29 e ottengo 1. Abbiamo scoperto che la x vale 1. Che facciamo adesso? Applichiamo la sostituzione. Quindi sappiamo che la x vale 1. Dove lo metto quest'1? Lo metto al posto della x, quindi prendo e lo vado a mettere qua, al posto della x. Scriveremo allora che la y è uguale a meno 7 più 8 per 1. Facciamo tutto il conto, che è abbastanza veloce. 8 per 1 fa 8, meno 7 fa 1. Abbiamo quindi scoperto che la x vale 1 e anche la y vale 1. Ok? Adesso, ragazzi, tocca a voi, lascio a voi un piccolo sistema da risolvere usando il metodo di sostituzione. Mi raccomando, provate a risolverlo e scrivete qua sotto nei commenti i vostri risultati. Quindi andiamo a scrivere che x più 10y è uguale a 10 e che 50x meno 2 y è uguale a meno 2. Provate voi ad applicare a questo sistema il metodo di sostituzione, scrivete qua sotto nei commenti x uguale il vostro risultato, y uguale il vostro risultato. Se avete dubbi o domande non esitate a chiedere, perché io sono qua nel ruolo di vostro coach matematico. Quindi forza ragazzi, buttatevi, provate e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!